Prima almeno si provava a dire, vabbè, facciamo o un portavoce o un responsabile, invece no, ma mentre che ci siamo facciamocene tutti e due questi due profili, li mettiamo in busta paga, appunto facciamo lavorare, li andiamo a prendere anche, come si vede anche da altri articoli, ad attingere da posizioni esterne a quelle che è la regione, quindi anche qui si sarebbe da chiarire chi, per esempio, o da quale parte, di quale gruppo di sostegno della maggioranza del partito vengono appunto poi scelte queste figure per poter essere appunto chiamate ad aiutare poi la figura del Presidente del Consiglio, che permettetemi di dire fa tutto meno che il Presidente del Consiglio, perché anche all'interno delle nostre sedute è più spesso sostituito dai vicepresidenti e non lo vediamo sempre meno. Ci sono le spese ci sono e sono sempre quelle parti di risorse che vengono destinate ad mantenere una sorta di corte, perché in questo caso, riferendomi all'articolo 7, volevo richiamare l'attenzione di questa commissione, quella che è assolutamente assurda, l'aumento delle spese di mantenimento di un ufficio rappresentativo della regione alla comunità europea. Invece di andare anche lì ad veramente fare dei tagli che sono quelli veri, quelli che portano risparmio, non quelli che sono tagli sulla pelle dei cittadini della Toscana, viene aumentata l'indennità, quello che sono le spese di indennità per il personale regionale in servizio a Bruxelles, dal 50% alla percentuale viene portata al 65%. Anche questo è il nostro parere del gruppo regionale Movimento 5 Stelle, è assolutamente una pratica continua che per noi è inaccettabile. Poi questi soldi effettivamente potremmo risparmiarli e non poi indirizzarli, deviarli su altri tipi appunto di coperture di spese come queste della rappresentanza dell'ufficio alla sede regionale e come quelle appunto per l'assunzione di altre due figure che affiancano il Presidente della Giunta e pertanto dimostrano ancora una volta quanto è assolutamente falso quando si dice che c'è un risparmio delle spese di giunta, c'è un taglio delle figure come quelle assessori, poi scopriamo ci sono i consulenti del Presidente della Giunta, quando appunto non è assolutamente vero che si risparmia, anzi si spende di più. Grazie.